Allora, credo un attimo di attenzione perché prima di iniziare quest'ottava edizione del Cleto Festival, essendo un evento però prima dell'evento, del divertimento, di tante altre cose, ci sono i rapporti umani. E noi in questi anni di lavoro, comunque la piccola comunità, siamo cresciuti conoscendo delle persone del luogo con cui abbiamo anche legato. Una su tutte, con cui, anche se poteva sembrare un po' scontroso di carattere, però era sotto sotto molto molto dolce, era Walter Santoro. Qui vogliamo ricordarlo e per questo motivo abbiamo intitolato il palco a Walter, perché in tutti questi anni ci è stato vicino aiutandoci con la realizzazione degli eventi, delle edizioni e di tante, ci ha aiutato in vari modi. E noi, in nostro modo, in maniera molto, molto, diciamo, semplice, titolare il palco era una cosa, diciamo, minima per quello che comunque ci ha trasmesso in questi anni. È un'altra persona che purtroppo ci ha lasciati in quest'ultimo anno, era una persona che comunque al festival ha collaborato tantissimo, un connubio di energia immedesimato in una persona che era Paola Schalis. Il punto nevralgico culturale della zona della Costa Tirrenica, infatti c'è stata una cosa stranissima sapere che non è più con noi. Assistere al funerale in realtà sembrava più in quel momento in cui lì ci siamo trovati tutti in quella chiesa, in quel preciso istante tutti quanti abbiamo capito quanto lei era capace di collegare le varie realtà culturali presenti in Calabria, perché con chi vedevi in realtà andavi a collegare che comunque l'avevi conosciuto tramite Paola. La perdita di Paola per la Calabria, per quelle attività culturali, per la cultura, è stata una grande perdita. Era doveroso comunque fare, sia per Walter che anche per Paola, vi chiedo di fare un minuto di silenzio prima di iniziare l'ottava edizione del festival. Bene, allora cominciamo. Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti a questa ottava edizione del Cleto Festival. Come ogni anno, al solito, è sempre un'emozione ritrovarsi qui, anche se quest'anno effettivamente ci troviamo in un contesto diverso. Se fosse stato come tutti gli altri anni, saremmo stati nello splendido contesto di Porta Forgia. Le difficoltà in realtà però non ci hanno mai spaventato. Da quando è cominciato questo festival nel 2011 si è sempre provato a superare le varie difficoltà. Quest'anno ci sono dei cambiamenti, è vero, però questi cambiamenti bisogna poi alla fine cercare di affrontarli. Quindi vogliamo partire innanzitutto partiamo da dare la parola all'assessore Filice per un saluto diciamo doveroso. Grazie. Buona serata a tutti quanti, io vi porto i saluti di tutta l'amministrazione
i complimenti ai ragazzi del Cleto Festival, veramente a tutti quanti, perché l'amministrazione come sempre può mettere a disposizione delle risorse umane, può mettervi a disposizione degli spazi, però certamente per una questione, non per una mancanza di volontà, però non può certamente mettere, perché mancano, delle risorse finanziarie. E dobbiamo riconoscere tutti quanti a questi ragazzi che sanno rimediare anche a questo, quindi si sanno sempre ingegnare, si sanno adoperare per colmare anche il discorso finanziario. Come sottolineava prima Dante, e quest'anno effettivamente ci sono stati dei cambiamenti. Noi come amministrazione ci scusiamo per questa delocalizzazione che c'è stata, perché ci sono stati dei problemi, diciamo, di forza maggiore. Noi abbiamo fatto una cinquantina di ordinanze di messa in sicurezza dopo aver fatto un monitoraggio nel centro storico, questo perché vorrebbe essere da stimolo a tutti i cittadini, di mettere in sicurezza e quindi di adoperarsi per intervenire sul borgo. Parallelamente a questo, però, come amministrazione, questo credo che lega tantissimo sul tema che verrà introdotto questa sera, cioè il risveglio dei borghi. Noi stiamo preparando, lo abbiamo preparato, la scadenza era il 31 luglio, poi è stata prorogata al 21 di settembre, un progetto molto importante in collaborazione con l'Università di Venezia ed in collaborazione anche con dei privati che hanno acquistato nel nostro comune, diciamo, un progetto che vuole sviluppare una idea di sviluppo del nostro borgo. Noi abbiamo fatto, diversamente da come si è fatto negli anni, uno studio preventivo del nostro borgo proprio per vedere quella che era la inclinazione, e a questo poi cercheremo di legare dei finanziamenti. Quindi il discorso che questa sera ci troviamo qui, diciamo che vorrebbe essere, è sicuramente uno stimolo per incentivare le attività nel nostro centro storico e finalmente, diciamo, sviluppare quella idea su cui noi stiamo lavorando da oltre un anno. Ecco, questo è quello che è la novità, ecco perché questa sera siamo qui. Certamente il discorso di essere qui ha tolto forse un po' di suggestività all'evento, però pensando in positivo speriamo che questo possa essere l'inizio veramente di uno sviluppo del nostro borgo. Noi ci crediamo tantissimo, anche perché come amministrazione siamo riusciti a recuperare un bene che è il castello di Saguto, dove fino a qualche anno fa era un ricovero di animali. Oggi è un bene che è fruibile da parte di tutti quanti, da parte della comunità. Ecco, su questo noi abbiamo grande fiducia. Quindi vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon festival, buon ottavo festival a tutti quanti. Ringraziamo l'assessore Filice. Noi in realtà questa sera vogliamo parlare appunto di spazi. In realtà qui al Cleto Festival ci è sempre interessato molto poco il discorso economico, perché lo ricordiamo, il Cleto Festival è un festival totalmente autofinanziato, quindi non abbiamo mai vissuto questo problema. Viviamo invece molto di più quello degli spazi. Ci tocca effettivamente, per tutti quelli che il festival sono affezionati, lo vivono da parecchio tempo, quest'anno il cambiamento l'avranno avvertito, c'è stata una discesa verso il basso, di solito si saliva verso l'alto, quest'anno invece stiamo andando a scendere. Allora darei subito la parola a Ivan per provare a spiegarci, a spiegare non solo alle tante persone affezionate che ogni anno ritornano al festival, ma anche ai nuovi, perché c'è stato il cambio delle location e che cosa è successo quest'anno sul piano anche della sicurezza. Grazie. Allora, sì, quest'anno per noi in realtà è stato un festival nuovo, completamente nuovo, da ripensare dall'A alla Z, perché ormai
dopo 7 anni che abbiamo anno dopo anno migliorato l'idea di utilizzare gli spazi interni, quindi l'organizzazione e la logistica interna, noi quest'anno abbiamo avuto non poche difficoltà ripensare completamente questa 8ª edizione. E la questione è stata, diciamo, un po' argomentata in varie riunioni, perché comunque ci siamo resi conto che emergevano due questioni. Alquanto, visto che il Keto Festival non è solo una festa, come alcuni dicono, comunque dichiarano che sembra solo soltanto musica, divertimento, qualche bicchierino di più di vino rispetto ad altro, anche in contesti, diciamo, di convegnistica e altre cose, viene identificato tale. E in realtà chi dice una cosa del genere non conosce il progetto culturale che c'è dietro, perché dietro il progetto culturale, che può essere i 3 giorni dell'evento, però il festival in realtà è un progetto molto più ampio, che ha la base il recupero della comunità. E quindi, che visto che vedere 80 persone volontarie che si impegnano a cercare di realizzare un evento, per noi erano sorti due problemi principali. Uno è una questione di coerenza, dovuta al fatto che non ci sembrava arrivare a un'8ª edizione dopo tutti questi anni di impegno, di energia investite nella promozione territoriale, perché noi comunque siamo un'associazione socioculturale, e quello che noi abbiamo potuto fare in questi anni, che era nelle nostre energie, quindi comunque investire in idee, forza lavoro, inventarci un qualcosa per creare le motivazioni per visitare il borgo, arrivati a una situazione in cui non potevamo più assumerci delle responsabilità che non ci competevano, tutto sta su questo qua, perché comunque negli anni passati, da più di 4 anni, prima del decreto Minniti comunque, che diciamo un po' sconvolto, però da 3-4 anni a questa parte, piano di sicurezza, cercare di essere, seguire più in maniera dettagliata situazioni, l'abbiamo fatto nel possibile, però capite che non è impensabile essere responsabile oltre dell'evento di qualcosa che non ci compete, per esempio di case pericolanti di privati, questo non è pensabile. Noi possiamo essere responsabili per quanto riguarda l'organizzazione dell'evento, come la realizzazione del palco, diciamo, prendere il certificato, coinvolgere l'elettricista che ci lascia il certificato e tutte quante, individuare le uscite, però se gli spazi, mi cade una tegola sulla testa di un privato, non possiamo assumerci responsabilità che non ci competono, perché ripetiamo, noi siamo un'associazione socioculturale. Quindi un punto era una questione di coerenza sul fatto che non ci, di sicurezza, scusatemi, quindi sulla questione sicurezza, perché non ci siamo resi conto che non era più in grado, per come era cresciuto l'evento, visto il degrado che le case, reale e concreto, non è, diciamo, soggettiva la cosa, cioè le case sono veramente pericolanti, e comunque il vice sindaco prima l'ha dichiarato anche sul fatto delle 50 ordinanze, quindi è un dato reale che c'è questo problema, quindi il punto della sicurezza. L'altra questione è la questione della coerenza, perché non è pensabile promuovere un borgo medievale dichiarando che sta riprendendo culturalmente, venite a Cleto a visitarlo, ci sono tante cose da vedere, se poi non si può accedere nel borgo oppure il castello è chiuso, sono tutte una situazione che per noi erano un po' incoerenti. Quindi un attimino abbiamo fatto, ma è una cosa non emersa un po' da tutta l'associazione, non tutta, in parte, però ne abbiamo argomentato, abbiamo preso una decisione, quindi per noi è stata una decisione non facile, un po' drastica, perché ci siamo detti, ragazzi, fermiamoci, individuiamo il problema, perché solo ed esclusivamente individuando il problema si può risolvere. Quindi noi in maniera autonoma abbiamo deciso di non realizzare il festival all'interno del borgo, è stata una nostra decisione, dopo aver evidenziato alcune situazioni da marzo, poi ci siamo resi conto che non era più possibile. Infatti comunque la situazione ci ha dato poi ragione, perché solamente il 14 sono state notificate queste, il 14 agosto sono notificate queste ordinanze a questi privati, che appunto metteva in evidenza che c'è questo problema. Quindi immaginate se noi non prendevamo in considerazione questa cosa, era un atto irresponsabile, non verso, diciamo, l'evento in sé, perché comunque, vi ripeto, non è l'evento, il momento musicale, il tanto divertimento, però dietro al festival c'è un'idea che parte sull'idea di comunità, senso di socializzare, fare rete,
che sono punti per noi importanti, che comunque si spalmano durante tutto l'anno. E certo, però fa male, no? Dopo tanti anni comunque spesi per l'organizzazione di questo festival, con l'intenzione che poi è quella che ha sempre motivato l'associazione La Piazza, che il cui lavoro non si riduce soltanto all'organizzazione del festival, ma tutto un lavoro che interessa tutto quanto il corso dell'anno. Però dopo tanti anni in cui si è provato a fare questo festival con il chiaro intento di fare di Cleto un'attrazione turistica, ma al tempo stesso di salvaguardarlo, no? Di farlo conoscere per poter avere maggiori strumenti per salvaguardarlo, dopo tanti anni quello che è successo quest'anno si legge quasi come un fallimento, no? Eppure in realtà non è così, perché il Cleto Festival, nonostante tutto, continua a vivere, continua a resistere, e come diceva Ivan, è importante capire i problemi, cercare di affrontarli per poter risolverli, perché è chiaro che questa situazione non è quella ideale, però deve essere un punto di partenza, uno step da cui ripartire per riprendersi quello che quest'anno non possiamo avere. Allora chiederei a Carola, che tra l'altro è la presidente dell'associazione La Piazza, di dirci, in tutti questi anni in cui abbiamo organizzato il festival, qual è l'eredità che ci portiamo appresso, e se nonostante tutto, nonostante le difficoltà, il festival continua a mantenere il suo spirito originario. Allora, grazie a tutti quanti. Se io ho sempre detto che il festival era un po' una sorta di racchiudeva quello che era i nostri progetti. Se negli altri festival abbiamo un po' dichiarato quella che era la bellezza del borgo, quindi le motivazioni per cui avevamo deciso di restare, quest'anno dichiariamo quella che sono la bellezza delle persone che vivono il borgo, che hanno deciso di restare. Se gli altri anni era un festival di cultura, quest'anno è un festival di denuncia, dove noi vogliamo sottolineare effettivamente quelle che sono le problematiche. E non lo facciamo perché la nostra associazione lo decide di fare così, lo facciamo perché ci sono dei problemi reali e perché il nostro modo di fare è questo. Noi facciamo lotta continua ogni giorno. Nel momento in cui abbiamo deciso di vivere a Cleto, abbiamo preso questa decisione, abbiamo messo in moto un movimento che, chiamatelo come volete, politico, culturale, è un movimento che dice io resto, ed è questa l'eredità, il fatto che persone della nostra età, ragazzi di 35-40 anni, dopo tante esperienze in altre città, abbiano deciso di tornare, di creare la propria vita qui a proprio modo. Cioè, se a me piace la bellezza, perché ricercarla in un altro luogo? Io la cerco nel mio luogo, laddove sono nata, laddove ho deciso di creare la mia famiglia, o dove ho i rapporti più stretti, che sia la famiglia. L'eredità è dimostrare agli altri borghi, agli altri paesi, che qualcosa si può fare, tant'è che il Cleto Festival è diventato quasi punto di riferimento. Spesso ci chiedono come fate, cioè noi non facciamo nulla di diverso se non quello che siamo, quello che effettivamente vogliamo essere. In uno degli ultimi incontri con l'amministrazione, proprio l'assessore, in una battuta, in un momento di scontro, perché ce ne sono tanti, c'è da dire, mi fa, sempre costruttivi, mi fa: ma che cosa ci trovate di bello in questo borgo? Io dico la bellezza delle persone, la bellezza di quello che siamo. Se solo ci soffermassimo un attimo a capire quanto è bello vivere in un piccolo borgo, in un borgo animato da persone che sono riuscite a fare una biblioteca laddove non c'era niente, a portare 5.000 persone nel mese di agosto, che non cercano il mare, non cercano la spiaggia, cercano la cultura, il concerto, il confrontarsi. Tu mi hai chiesto che eredità, l'eredità della bellezza. E questo è quello che lascia il Cleto Festival. E se per alcuni di voi è un passo indietro, noi stiamo soltanto prendendo la rincorsa, perché il prossimo anno saremo ancora più forti, saremo qua, e se non saremo nel centro storico, ci troverete qua di nuovo con nuove idee, nuove prospettive, una lotta continua. Noi il 22 non terminiamo il festival, iniziamo nuovi progetti, quindi state dalla nostra parte e collaborate con noi. Bravo.
E io lo sapevo che Carola ce l'avrebbe descritto bene quello che è lo spirito del festival, ed è una cosa che si percepisce, si è sempre percepita negli anni, e non la percepiamo soltanto noi che lo viviamo, che ci veniamo ogni anno, la percepiscono anche fuori. Per questo vorrei dare la parola a Deborah, no? Deborah Tarsia e Chiara Semenzina hanno fatto uno studio in cui analizzavano gli effetti che gli eventi possono portare sui luoghi, no? Tra questi vari esempi di città più o meno grandi e di eventi più o meno grandi, molto più grandi del Creto Festival, c'è anche il piccolo esempio del Creto Festival. Sempre ragionando sul fatto che il festival è soltanto un punto di partenza, come diceva Carola, no? Durante il festival non solo scrivono, non solo i luoghi si trasformano, ma anche le persone si trasformano, no? Cambia il loro modo di percepire le cose, di percepire il borgo, e si genera così forse veramente una possibilità di cambiamento. Grazie a tutti, buonasera. Sì, come diceva Dante, il nostro studio appunto è stato condotto su una serie di festival e feste in tutta Italia, nei centri storici italiani. E il dato di fatto è che un evento culturale innesca un processo di rigenerazione per un centro storico. Così come, e come diceva Ivan prima, un evento come il Cleto Festival in un borgo come Cleto non è solo una festa. È sicuramente un modo per innescare quella rigenerazione, un movimento di rinascita, portare alla luce dei luoghi che altrimenti non sono utilizzati. E credo nella prova, no? Nelle varie edizioni del festival precedenti abbiamo visto come sono state messe a disposizione, cioè l'evento è stato ospitato in dei luoghi che sono non utilizzati. Perché Cleto fondamentalmente fino a qualche anno fa era un borgo sconosciuto quasi a tutti, era parzialmente spopolato, però rivivere un luogo grazie a un evento culturale è sicuramente un modo per riappropriarsi di quel luogo, farlo conoscere, viene vissuto, e questo innesca indubbiamente un processo di rinascita, viene messa alla luce quello spazio che diversamente non si vivrebbe. Abbiamo studiato diversi casi, quello emblematico per noi è stato Spoleto, perché abbiamo visto come il Festival dei Due Mondi a Spoleto è nato 60 anni fa, quindi ormai è storicizzato, ha una certa importanza, però nasceva in un momento storico in cui Spoleto aveva delle caratteristiche simili a Cleto, se vogliamo, era un centro minore, era spopolato, soffriva di una crisi economica, però è in quel luogo che l'organizzatore Menotti ha ritrovato l'atmosfera che voleva per il suo festival, e da lì poi si è creato appunto un processo di rigenerazione che in 60 anni ha portato a far rivivere dei luoghi, degli spazi pubblici che non erano utilizzati. Quindi abbiamo visto come in 60 anni 14 spazi pubblici in disuso o addirittura in degrado sono stati riutilizzati, ripristinati, è stata data una nuova funzione, e quel borgo è rinato. Ad ora, grazie anche agli eventi del Festival dei Due Mondi, Spoleto è diventato comunque una grande attrazione turistica. Quindi ecco, noi possiamo affermare che l'evento culturale in un borgo come Cleto è un modo sicuramente per rigenerare un borgo che altrimenti non avrebbe probabilmente modo di essere messo in luce, no? È sconosciuto. Quindi l'utilizzo di un luogo, di uno spazio, fosse anche solo per quei 3 giorni di festival, è sicuramente un modo per dare importanza a quel luogo. E poi sta a tutto l'intorno, insomma, fare in modo che quel borgo, quel luogo sia vissuto anche oltre l'evento. E la cultura sicuramente è uno strumento fortissimo, no? Per provare a scardinare questi meccanismi. Qui abbiamo due campioni della coscienza culturale, però è importante anche due persone che comunque stanno agendo su,
su Cosenza utilizzando questo strumento per provare a modificare la realtà di Cosenza Vecchio con il progetto Restart. Però bisogna capire come poi far interagire la cultura con i luoghi in cui la si esercita. Non so chi dei due vuole intervenire prima. Facciamo un passaggio così. No, allora, noi seguiamo, mi preme dirlo perché diciamo è una cosa importante, noi seguiamo il Cleto Festival da tantissimi anni e cerchiamo di partecipare il più possibile perché lo consideriamo davvero un esempio virtuoso di ciò che succede in Calabria da un punto di vista culturale, ma come diceva Carola, da un punto di vista politico sicuramente. A Cosenza da circa 10 anni abbiamo questa associazione culturale con Giuseppe, Letizia, Silvia, che si chiama Il Filo di Sofia, e qualche anno fa abbiamo... La nostra associazione lavorava fino a qualche anno fa in università a Cosenza, poi ci siamo spostati vicino al centro storico, soprattutto grazie a quello di cui parlava Carola prima, persone che abbiamo conosciuto, nuove esigenze che abbiamo avuto, abbiamo dato il via a questo progetto insieme al Comitato Piazza Piccola. Qui c'è Stefano che è il... uno dei punti di riferimento del comitato, loro lavorano nel centro storico 365 giorni l'anno. E quello che mi preme dire è che Restart Cosenza Vecchia, dal mio punto di vista, ora è forse un po' abbasso il livello del discorso, però Restart Cosenza Vecchia parte non da una missione, non parte da una ideologia, non parte dal desiderio di salvare la città di Cosenza o il centro storico. Parte da persone che si incontrano e che scoprono di avere passioni in comune. Secondo me, se ci dimentichiamo questo, poi il discorso diventa un po' perverso, perché a un certo punto poi ci saliamo su un piedistallo, ci sentiamo tutti bravi a dire che amiamo l'umanità intera e vogliamo salvare tutti, ma secondo me la differenza la fa il voler fare bene le cose. Quando vuoi fare bene le cose, poi ti scontri con un sacco di problemi e allora incontri persone che hanno il tuo stesso problema, e avere lo stesso problema significa avere anche la stessa passione, e insieme si cerca di trovare gli escamotage, si cerca di trovare i punti di dialogo, si cerca di trovare i punti di incontro per realizzare qualcosa. Restart Cosenza Vecchia nasce fondamentalmente perché noi come Filo di Sofia tutti gli anni nel mese di giugno facciamo una festa di chiusura dell'annata culturale. L'anno in cui ci siamo trasferiti a Cosenza, Giuseppe conosceva già Stefano e ci è venuto a dire: perché non facciamo questa cosa a Cosenza Vecchia? È giusto dirlo, noi partivamo anche con questo spirito, facciamo una festa a Cosenza Vecchia. Poi vai nel posto e dici: oh cazzo, c'è tanto da scoprire, c'è tanto da fare, c'è tanto potenziale, ci sono tante persone che a prescindere dalla festa potrebbero fare un laboratorio di hip hop con i bambini, una mostra fotografica con le foto fatte dalle persone che vivono lì, oppure vai a scegliere i posti insieme a Stefano e scopri che ci sono case dove il pavimento da un momento all'altro c'è un buco e le persone ci vivono dentro, continui a girare e scopri che ci sono delle piazze bellissime che tu, che a Cosenza ci vivevi da 15 anni, non le conoscevi. Così nascono le cose. Secondo me il Cleto Festival ha questa forza, persone che hanno una passione in comune e che nel realizzarla scoprono il potenziale del luogo in cui si trovano. Restart Cosenza Vecchia procede ed è normale che nel suo procedere poi trova da un lato dei muri e dall'altro lato delle nuove occasioni. Noi in questi anni abbiamo conosciuto tantissime persone che Aldo ad esempio suonerà qui, ha suonato a Restart Cosenza Vecchia, ci sono altre persone che sono qui a Cleto, ne vedo una lì seduta sulla gradinata che ha fatto dei progetti con dei bambini a Restart Cosenza Vecchia. Il problema, se proprio diciamo vogliamo aprire una parentesi sulla quale sicuramente si soffermerà Giuseppe di più, è capire in che modo il lavoro autonomo delle persone che stanno sul territorio deve e può interfacciarsi con le istituzioni.
cioè quali sono i punti di contatto che non snaturano l'autonomia. Quella è la sfida, secondo me, perché i progetti come il Cleto Festival, come Restart, come il Comitato Piazza Piccola, come il Filo di Sofia, esistono nella misura in cui restano autonomi. Ma questo non significa che l'autonomia è un vomitarsi parole addosso parlando di Proust nel salotto di casa. Significa che molto spesso dalla parte delle istituzioni si preferisce fare percorsi diversi, coinvolgere magari l'università o il privato di turno, anziché guardarsi intorno e dire: oh ragazzi, ma sta cosa voi la fate bene. Piuttosto che agisce i luoghi. Questo è il problema, ecco. Ma quello che vorrei aggiungere io è che vi rendete conto che io vedo davanti a me tantissime persone che ogni anno organizzano il loro tempo, che anno dopo anno il loro tempo, diciamo, libero, le vacanze, che ogni anno è sempre di meno, insomma, sempre più corto naturalmente, sulla base di quello che avviene qui a Cleto, che avviene in altri borghi calabresi. Quindi la stiamo creando da tantissimi anni. Il Cleto Festival lo fa da 8 anni a questa parte, una sorta di cartografia dei sentimenti, mettiamola così, no? Dove le nostre vacanze, in qualche modo, non sono più delle vacanze che si vanno a svolgere lungo i lidi, le discoteche, col cocktail in mano e quant'altro. Ora, la mia non è una polemica nei confronti di chi legittimamente vuole trascorrere la propria estate con il cocktail in mano sulla spiaggia, magari lo faccio anche io. Non si tratta tanto di creare una contrapposizione tra visioni del mondo diverse, quanto capire che il lavoro che per esempio l'associazione socio-culturale La Piazza fa in questi 3 giorni naturalmente produce dei frutti che poi vengono vissuti tutto l'anno, che naturalmente in molti calabresi e non solo emerge questo desiderio, questa voglia fortissima poi di recarsi a Cleto attraverso il racconto, attraverso l'esempio e quant'altro. Quindi una cartografia dei sentimenti. Accanto a questa cartografia dei sentimenti ce n'è un'altra, che è quella dei saperi e delle abilità. Il centro storico di Cleto, grazie al lavoro di Ivan, Carlo e tutti gli altri, non è una semplice vetrina, ma è veramente un calderone ribollente di artigiani, di artisti, di musicisti e quant'altro, che portano alla luce e condividono le loro competenze, anche nelle scelte artistiche che loro fanno ogni anno in qualche modo, c'è una precisa direzione. E allora quello che noi facciamo, come diceva benissimo Armando, con Restart Cosenza Vecchia dall'anno scorso, va esattamente in questa direzione. Prima sentivo parlare di termini che sono un po' antipatici, ma non sappiamo che altri termini utilizzare: rigenerare, rivitalizzare, riqualificare, no? Sono termini che purtroppo ci sono stati in qualche modo sottratti e risemantizzati dalle istituzioni, no? Che magari sfruttando qualche finanziamento o quant'altro fanno 2 o 3 aggiustamenti nel borgo e ne creano, diciamo, una vetrina che poi lascia il tempo veramente che trova. Quindi il risveglio del borgo passa anche e soprattutto, come avviene qui a Cleto e come avviene a Cosenza Vecchia con Restart e col Comitato Piazza Piccola, con il coinvolgimento diretto di chi il borgo lo vive, questo è, o il centro storico lo vive. Questa sembra un'utopia, dice: come la realizzi? Non è che i centri storici e i borghi sono pieni naturalmente di artisti, di artigiani e cose del genere, no, ma le competenze si trovano, le abilità si trovano, basta cercarle bene, basta andare nelle piazzette, stare lì, parlare con i bambini. Anche lì c'è Cristian Cosentino, prima lo citava Armando, lui è naturalmente è un esempio fulgido di questa tipologia di lavoro, di chi sta lì veramente nelle piazze, nel quartiere Santa Lucia per esempio a Cosenza Vecchia, dialoga con i bambini e scopre magari che questi bambini sono naturalmente portati per la fotografia, oppure questi bambini possono fare benissimo da cicerone all'interno delle vinegge del centro storico, molto meglio di quanto farebbe un adulto o una guida turistica. E per farlo bisogna
perdere tempo in qualche modo, bisogna utilizzare il proprio tempo alternativamente, cioè bisogna vivere all'interno dei borghi. E quello che fanno appunto i ragazzi dell'associazione della piazza ha poi tutta una serie, appunto, produce tutta una serie di frutti che anche durante l'anno si vedono, no? Perché loro organizzano anche eventi culturali durante tutto l'anno. Il rapporto con le istituzioni è sempre un rapporto problematico, anche in questo caso, no? Come diceva benissimo Armando prima, cioè autonomia non vuol dire vomitare addosso a se stessi, diciamo, le cose, autocompiacimento, autoriconoscimento e quant'altro. Se le istituzioni fossero prodighe per il Cleto Festival, per Cosenza Vecchia, di aiuti morali, economici, culturali, noi, fisici, umani, noi saremmo assolutamente grati, perché deve finire quest'epoca per cui il lavoro autonomo, il lavoro libero, il lavoro creativo è un lavoro che si pone in modo cieco, antagonisticamente nei confronti, diciamo, dell'istituzione. No, non è questo, altrimenti sarebbe puro ribellismo, sarebbe qualcosa di meramente adolescenziale. Il dialogo si può instaurare, ma è il senso di competizione, è il senso di agonismo, quasi quasi, io ce lo vedo più nelle parole delle istituzioni, naturalmente, che nelle parole di chi questi festival li organizza, perché credo che sia assurdo e fuori luogo parlare, per esempio, per quanto riguarda il borgo di Cleto, ma come avviene anche a Cosenza Vecchia, e poi ce lo dirà meglio Stefano, di uno sviluppo culturale del borgo portato avanti dall'amministrazione comunale, diciamo, di turno. E grazie a questi ragazzi, se centinaia e migliaia di persone ogni anno possono visitare Cleto, non è sicuramente grazie al lavoro delle amministrazioni comunali, a prescindere dal colore partitico, a prescindere dagli intenti. E questo lo dobbiamo dire non per fare polemica, lungi da noi fare polemica, è una festa, vogliamo stare bene e quant'altro, però per lanciare un segnale, no? Per lanciare anche un sassolino nello stagno, che speriamo che l'anno prossimo ci si possa riappropriare, come diceva Dante, di questi luoghi, perché poi non possiamo essere noi, che questi luoghi li viviamo, le vittime della noncuranza, dell'indifferenza, della superficialità delle istituzioni o dei privati. A Cosenza questa indifferenza, questa superficialità e questa noncuranza la viviamo da anni, in realtà da 10-20 anni, non è solo l'amministrazione Occhiuto, insomma, a essere responsabile di una radicale cecità nei confronti del centro storico, nel centro storico di Cosenza, ma è un problema che viene da lontano. Quindi questo per dire che non c'è colore politico in questo tipo di polemiche. Allora, vado a chiudere e poi passo la parola a Stefano. Molti in questi mesi, da quando abbiamo lanciato il progetto Restart Cosenza Vecchia, mi hanno chiesto: ma se il centro storico di Cosenza sta crollando, alla minima pioggia si allaga completamente, c'è povertà, disagio, disoccupazione, microcriminalità e quant'altro, a che cazzo serve aprire per esempio una galleria d'arte autogestita? La mia risposta è molto chiara. L'arte nel corso dei millenni e dei secoli è riuscita innanzitutto a raccontare, a testimoniare e a risvegliare. Se non ci fosse stato Picasso che avesse dipinto, diciamo, la Guernica, forse avremmo avuto un'immagine diversa della guerra, del bombardamento, della difficoltà. Sicuramente ne avremmo saputo tanto, ma ne avremmo saputo qualcosa in meno e con una sensibilità, diciamo, differente. E poi l'arte e la cultura sono un'esca, naturalmente, no? Sono quel viatico che ci consente in qualche modo di penetrare all'interno del centro storico per poi fare molto altro, perché portare un sorriso, un momento, diciamo, di aggregazione, un momento teatrale, un momento musicale, non è altro, appunto, ripeto utilizzando questa parola, che un'esca per conoscersi, parlare e soprattutto per instaurare rapporti di fiducia, perché nei borghi si è persa la fiducia, non ci si guarda più negli occhi, perché si pensa che da un momento all'altro chi ti sta di fronte ti debba fottere. Invece in realtà la magia del Cleto Festival ti dice che io, che non sono di Cleto,
e non sono neanche di Cosenza originario, sono riuscito e riesco e riuscirò probabilmente ormai per tutta la mia vita a sentirmi a casa qui come a Cosenza. Quindi abbiamo capito che in realtà la cultura non basta, serve anche l'azione politica quotidiana di chi vive poi realmente i luoghi, di chi vive i centri storici, di chi vive i quartieri, di chi vive i borghi. E però tutto sommato poi alla fine fa veramente male, no? Sapere che c'è un castello qui che è il fiore all'occhiello, si è parlato per tanti anni dei finanziamenti e dei vari progetti e poi c'è una strada che non è... che conduce al castello, che non è sicura e che non ci permette di una reale fruibilità, anche se poi gli edifici, come ci insegna Stefano con l'esperienza del Comitato Piazza Piccola a Cosenza Vecchia, anche se gli edifici sono privati, poi la responsabilità comunque ricade sulle amministrazioni, così come dall'altro canto fa veramente male vedere un centro storico, quello di Cosenza, che cade a pezzi, mentre dall'altra parte spendiamo milioni di euro per innalzare un ponte che sinceramente non serve a niente. Questo denota non solo una mancanza di disponibilità, come dice Armando, da parte delle amministrazioni nei confronti di chi sui territori agisce, le associazioni, di chi vive i luoghi, ma secondo me a un certo punto denota anche un'incapacità e, se vogliamo, anche una mancanza di programmazione o, se vogliamo ancora di più, una mancanza di visione di quello che è l'idea di città, l'idea di borgo che vogliamo creare, e a questo scempio si deve reagire. E allora proprio per questo chiederei, sull'esempio di quello che è il lavoro che il Comitato Piazza Piccola sta facendo nel centro storico di Cosenza, chiederei a Stefano come si fa a reagire. Allora, voglio dire che il problema principale secondo me è che si inizia a parlare dei problemi quando i problemi vengono mostrati e quando si realizzano. A Cosenza per noi è stata la stessa cosa. Nel momento in cui è crollato un palazzo nel corso principale abbiamo capito che c'era bisogno di riunirci e di farci forza l'un l'altro per chiedere con forza il recupero del centro storico. Questo è concepibile dalla parte del cittadino, dalla parte di chi vive i luoghi, quindi subisce il problema e si pone la domanda. Non dovrebbe essere così dalla parte delle amministrazioni, di chi fa politica, perché per quella che è stata la nostra esperienza è proprio questo il problema, la mancanza di programmazione, la mancanza di manutenzione, la mancanza di attenzione su quelli che sono i beni della città, i beni dei cittadini. Noi da quel giorno, dal giorno del crollo che è avvenuto su via Galeazzo di Tarsia, abbiamo iniziato la battaglia su quel palazzo, ma poi ci siamo guardati intorno e abbiamo capito che il problema non era solo di quel palazzo, ma era del tutto il centro storico. Era un problema dal punto di vista strutturale, quindi dei palazzi, dei beni pubblici, le edicole votive, tanti beni che stavano crollando, i portali, ma anche dal punto di vista sociale. C'è una forte disoccupazione, una forte precarietà, ragazzi che crescono per strada rischiando di non prendere la strada migliore, quindi una serie di problemi che andavano affrontati e abbiamo deciso di farlo creando anche delle relazioni, dei rapporti con il resto della popolazione. Abbiamo deciso di parlarci, di incontrarci, di vederci quotidianamente con delle riunioni, ma non bastava solo questo, perché l'amministrazione, la politica sembra non si vuole muovere se non viene messa al centro dell'attenzione. Una volta che i problemi vengono messi in mostra, una volta che abbiamo dato voce, luce a quelli che erano i problemi del centro storico, lì abbiamo visto un'attenzione, una risposta. Proprio con un certo sdegno da parte dell'amministrazione, come se si sentisse toccata personalmente, come se fosse uno sgarro quello che gli fa, e questo qui è inconcepibile. Per noi
se non c'è un'attenzione quotidiana su quelli che sono i problemi, e soprattutto se non si apprezza chi quotidianamente mostra il problema, c'è un problema di democrazia all'interno dei paesi e delle città. Abbiamo deciso quindi di armarci noi personalmente per fare una mappatura di tutti quanti i palazzi all'interno del centro storico. L'abbiamo fatto con geologi, architetti e ingegneri che hanno mappato palazzo per palazzo all'interno del centro storico, hanno dato un grado di rischio a ogni palazzo, e questo era un lavoro che si era fatto con un bando e con un finanziamento pubblico sarebbe costato centinaia di migliaia di euro. Ma l'abbiamo fatto completamente gratuito, quindi in altre momenti i soldi ci sono o non ci sono? I soldi ci sono, ma tante volte li rimandano indietro, tante volte vengono regalati all'amico per un piacere, per questo e per quell'altro, quindi non è solo, sì, possiamo dire l'autonomia nostra, dobbiamo venderci lontani dalle istituzioni, ma i soldi vengono gestiti anche dalle istituzioni, e se i soldi vanno a finire sempre nelle stesse mani, è un problema questo, perché un ragazzo, se non vengono fatti investimenti sulla sanità, sull'istruzione, su tante altre cose, i ragazzi se ne vanno dai paesi, i paesi si svuotano. Se non possiamo sfruttare le risorse economiche per migliorare i nostri posti, i ragazzi se ne vanno. Non possiamo pensare che una signora di 60 anni, 70 anni, 80 anni viene a fare la lotta con noi senza sentire anche la fatica di quello che sta facendo. Quindi, cioè, possiamo parlare di tante cose, di tante cose che abbiamo fatto all'interno del centro storico, della sede, dello sportello sindacale, dell'ambulatorio. Il problema principale è che se non cominciamo pure a domandarci i soldi che servono per recuperare i centri storici, per creare lavoro, dove sono e perché non ce li danno, e questo è un problema grosso per noi. Quindi il mio invito è cominciare a partire da quelle che sono le esperienze che ognuno di noi ha fatto per fare rete, creare sempre più contatti, e pensare anche a costruire un futuro diverso in Calabria partendo da quelle che sono le nostre esperienze e quelle che sono le nostre potenzialità, perché non dobbiamo pensare che, cioè, abbiamo un valore, non dobbiamo buttarci giù noi, abbiamo un valore molto di più di quello che fanno i nostri amministratori. Quindi, se ci armiamo tutti insieme possiamo cambiare questa terra, e forse qualcosa di diverso può succedere. Vice Sindaco, forse rivoleva la parola, perché abbiamo chiacchierato parecchio anche delle amministrazioni, quindi è giusto dargli il diritto di replica. Grazie, non assolutamente. Non per fare polemiche, io ho ascoltato con molta attenzione, ci sono alcune cose che, diciamo, non ho condiviso molto, forse all'inizio non mi sono spiegato molto bene. Se noi questa sera siamo qui è perché questa amministrazione ha iniziato un progetto, ha iniziato un percorso nuovo. Noi per la prima volta siamo una delle prime amministrazioni che ha fatto oltre 50 ordinanze di messa in sicurezza degli immobili nel centro storico. Gli immobili nel centro storico sono dei privati, l'amministrazione su beni dei privati ha poco da interferire, un'amministrazione sovrintende a quello che è, certo, sul bene di un privato ha poco da interferire, sovrintende alla sicurezza. Per un fatto di chiarezza, nel momento in cui c'è un problema di sicurezza, e questo stavo dicendo, cui cittadini, sovrintende, la responsabilità è comunque del sindaco, certo, certo, può chiedere che venga sequestrato. Noi abbiamo fatto le ordinanze, abbiamo fatto una mappatura, c'è stato un lavoro di un anno e mezzo, abbiamo fatto dei sopralluoghi nel centro storico con carabinieri, ufficio tecnico e vigili, e alla fine abbiamo fatto queste ordinanze. Siamo una delle prime amministrazioni che ha iniziato questo percorso. Noi siamo convinti di un'altra cosa, e io, diciamo, personalmente a questo ci tengo con particolare pregnanza: lo sviluppo di un territorio, quindi lo sviluppo di un paese, non può essere deputato soltanto ad un'amministrazione, non può essere deputato soltanto ad un'associazione, ma deve essere un discorso il più inclusivo possibile. Il bando che noi stiamo presentando sui borghi è un bando aperto. Io dicevo prima che abbiamo chiesto la collaborazione di alcuni privati, ma chiederemo, abbiamo chiesto anche in modo palese, in modo aperto, la collaborazione anche delle associazioni, perché è necessario includere anche le associazioni nel momento in cui le associazioni, tutti
tutte le persone che operano in un territorio quando si parla di sviluppo di un paese. E soprattutto una cosa, quando si parla dello sviluppo di un paese, al centro dello sviluppo di un paese deve essere il cittadino, è il cittadino che deve abitare quel paese, quindi prima viene il cittadino, viene il residente e poi successivamente vengono tutte, ecco, tutte le altre cose. Quindi noi questo percorso, solo per sottolinearlo, lo abbiamo iniziato da un anno e mezzo anche con professionisti esterni, per, proprio per garantire quel senso di, ecco, di oggettività, perché il problema della sicurezza lo abbiamo avvertito e lo abbiamo avvertito in un modo considerevole, consistente. Ecco, grazie per avermi dato la possibilità di replicare. Io vorrei fare una domanda al vice sindaco, visto che ha aperto questo suo discorso. E allora perché quando a marzo siamo venuti a denunciare lo stato del borgo, lei e tutta l'amministrazione ci ha autorizzato il festival nel borgo? Se lei sapeva che c'erano delle problematiche, perché ci ha detto fate il festival nel borgo? Se non fosse stato per noi, se non ci fosse stato l'autodenuncia da parte di quel giorno in comune, siamo andati io, Carola Nicastro, Ivan Arella e Rosanna Santoro, che non è presente, noi avremmo fatto il festival in un borgo dove il 14 di agosto, quindi una settimana fa, ha ricevuto 25 notifiche per abitazioni non agibili, quindi pericolanti. Quindi se voi avevate in mente questo progetto, quando ci siamo seduti di fronte a voi, dovete dirci ragazzi troviamo una soluzione diversa, non dovevamo trovarla noi. Dovevate essere coscienti e coerenti con questo progetto, la mia non è una polemica, e iniziare anche accanto alle istituzioni. In associazione ci prendiamo il dovere di sederci di nuovo accanto a voi e trovare una soluzione, di raggiungere un obiettivo, perché deve essere comune, perché Cleto non è dell'associazione La Piazza, Cleto è di chi la vive, è di tutti, a prescindere se io ho votato a un personaggio o un altro. Noi siamo qua, siamo tutti qua. Le elezioni sono state 2 anni fa, a prescindere. Noi dobbiamo continuare un percorso che è un obiettivo. Vogliamo far rinascere Cleto, risvegliare Cleto. Dobbiamo farlo insieme, punto. Abbassare le barriere, essere sinceri l'uno con l'altro. Ed è quello che vi chiediamo, come associazione e come Carola Nicastro, cittadino che ha deciso di vivere a Cleto. Non abbiamo... Festival, intanto c'è un problema di sicurezza e credo che la ragionevolezza impone che la sicurezza viene prima di qualsiasi altra cosa. Negli anni precedenti il festival è stato autorizzato, è stato organizzato e l'amministrazione, questo lo dobbiamo dire con grande chiarezza, con grande franchezza, si è sempre assunta i rischi dell'evento. Oggi purtroppo è cambiato tutto, sono cambiate le normative, sono cambiate le leggi, oggi il piano di sicurezza viene valutato non solo da un'amministrazione, ma viene valutato anche da enti che sono al di sopra delle amministrazioni, quindi il piano di sicurezza non dipende più da un'amministrazione dove può esercitare una certa discrezionalità. È vero che ci siamo rapportati, ci siamo incontrati e io sono stato uno di quelli, e ve l'ho detto che il festival si fa, si faceva comunque e laddove fosse stato necessario ci saremmo assunti anche noi delle responsabilità. Il fatto che si è delocalizzato, il fatto che poi sono subentrati discorsi di ordinanze, questo è venuto successivamente, però i problemi c'erano e andavano affrontati e il problema della sicurezza credo che va affrontato in modo ragionevole, quindi si fa e speriamo che l'anno prossimo il discorso che abbiamo avviato possa aprire un cantiere all'interno del centro storico, che è quello che ci auguriamo tutti quanti. E ripeto, non c'è mai stato spirito polemico nei vostri confronti, ci mancherebbe altro, anche perché tutto quello che io dicevo all'inizio, non in termini finanziari, ma in termini di spazi, in termini di tutto quello che avete avuto bisogno, non c'è stata una cosa a cui abbiamo detto di no, proprio per incentivare il lavoro di questi ragazzi che riescono ad ingegnarsi anche senza risorse finanziarie. Ecco, questo da parte nostra c'è sempre stato. Io volevo dire anche un'ultima cosa su questa cosa, nel senso che è vero, al di là del festival però e delle autorizzazioni eccetera eccetera nel contesto del festival, però oggi come oggi vogliamo capire, il castello di Cleto è visitabile, la strada per arrivare fino al castello è agibile, al di là del festival, se io vengo domani da turista
la responsabilità, se mentre salgo sul castello, a vedere il castello, che penso non sia visitabile in questo momento, mi crollano le tegole in testa, di chi è la responsabilità? E nel momento in cui voi avevate questo progetto sul castello, che tra l'altro ha ricevuto diversi finanziamenti nel corso del tempo, no? E che diciamo adesso sarebbe all'ultimo lotto, un ultimo lotto che ci viene sbandierato anche dal sindaco da più anni e che però non ha visto ancora conclusione, in questa ottica qui le direi oggi si può andare al castello oppure no? Visto che il castello di Cleto dovrebbe rappresentare il fiore all'occhiello, no, del paese, bisognava avere la capacità di ragionare prima sul fatto che c'erano delle situazioni di inagibilità, chiedo scusa, nel senso che le conosciamo le case che hanno determinati problemi e forse ci sarebbe stata anche la capacità di agire un po' prima. Senza fare polemiche, non sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto. L'intervento, il castello in questo momento non è agibile, ma non è agibile, non è visitabile per una questione di sicurezza, ma non è visitabile perché 2 anni fa non siamo riusciti a spendere, qui senza fare assolutamente polemica, non siamo riusciti a spendere per l'intrusione purtroppo di un privato gli ultimi 300.000 euro che avrebbero messo in sicurezza, erano destinati agli spazi fruibili e alla sicurezza del castello. E questo è un dato di fatto, è un dato oggettivo, non è dipeso da noi, era l'ultimo. Signor Assessore, però sinceramente anche per un dovere di cronaca, perché questo è anche il mio ruolo, l'intrusione di un privato non è del tutto corretto, nel senso erano i lavori appaltati, il bene di cui state parlando, la chiesetta lì vicino al castello era legata purtroppo, senza adesso dilungarci, no, era legata anche per un fatto di chiarezza, perché se lei dice l'intrusione di un privato, però sì, era legata, chiedo scusa, la chiesetta sul castello di cui si sta parlando, per cui non è stato ultimato l'ultimo lotto per il castello, è stata acquistata da un privato dopo che la Curia ha chiesto a un commissario che in quel momento era, diciamo, rappresentava il comune di Cleto, se la voleva acquistare visto che aveva un diritto di prelazione. E il commissario legittimamente ha detto no. Quindi non è proprio un'intuizione. Illegittimamente ha detto no. Perché c'era, ecco, il problema, senza dilungare, c'era un appalto, i lavori del castello per 300.000 euro erano stati consegnati ad una ditta di Trani che aveva appaltato il lavoro. Quindi poi quello che ha fatto un commissario, secondo noi illecitamente, ingiustamente, non ha consentito di spendere questi 300.000 euro. Se questi 300.000 euro fossero stati spesi, oggi parleremo in termini diversi del castello, perché erano destinati, l'ultimo lotto destinato alla sicurezza. E ripeto, i lavori erano stati appaltati e consegnati, quindi cose che succedono soltanto diciamo da noi in Italia. Io mi intrometto, ok, sono a prescindere da questioni private, prescindere da questioni private, in senso non che è divulgato, che comunque si è, a quanto pare sembra essersi risolta purtroppo facendo perdere un po' di tempo, però io mi dispiace che la discussione un pochino sia, però l'idea che doveva passare il messaggio era che il fatto che comunque noi come associazione energie che ci abbiamo investito in questi anni siamo vittime, come vittime dell'amministrazione, di questi privati che non è giusto, siamo vittime dei privati che comunque non hanno tutelato, come comunque abbiamo subito anche una situazione di poca chiarezza, e questo mi dispiace dirlo, però Giuseppe, è capitato dopo i fatti, che comunque questa attenzione del borgo che comunque presentava delle pericolosità, nel momento in cui abbiamo organizzato degli eventi c'è stata autorizzata la realizzazione di questi eventi, però assumendoci responsabili dell'intero borgo a 2 giorni dell'evento, era una cosa un po' impensabile, non mi riferisco al Cleto Festival ma degli eventi che noi facciamo durante l'anno. Ed è lì, io mi immagino, che quando parli di collaborazione tra enti e quello che si deve fare tra enti, associazioni, privati che operano sul territorio, era quella di dire in maniera sincera e onesta, guardate, ci sono delle problematiche, ritorno al discorso di prima, che se si individua un problema per risolverlo bisogna esserne coscienti e non averne paura oppure raggirarlo. Ok, c'è. Ok, tu che competenze hai, cerchiamo di risolvere. Questa, noi
prima Carola diciamo, diceva, devo dirlo, mi sento di intervenire, perché comunque è andato di fatto che a marzo e anche all'ultimo incontro, quando abbiamo presentato il piano B per la realizzazione del Credo Festival, ancora questa coscienza delle nostre paure che avevamo emesso da marzo non c'era, perché l'invito a utilizzare, che ne so, Portaforgia, altre situazioni, anche avendo presentato il piano B, per noi era impensabile portare gente nel borgo vicino Palazzo Longo, dove sono arrivate 4 ordinanze, che comunque non è sicuro. Cioè, io dico, da noi questa cosa qui non abbiamo, cioè, non riusciamo a capire, oppure ci è sembrato un po' una mancanza di rispetto verso l'operato dell'associazione. Questa è una cosa, un po' di superficialità su questo punto qua. Però siamo sempre pronti a sederci un tavolo, cercare di operare, di collaborare, di mettere a disposizione ognuno le proprie competenze, cercare questo connubio, che secondo me è la chiave principale per uno sviluppo del territorio, che l'hai detto anche tu. Ognuno, amministrazioni, privati, associazioni, aziende che è presente sul territorio, se collaborano mettendo da parte alcune situazioni, può risolvere. Ok, però parlare di, come a dire, che c'è questa presa di coscienza totale adesso, dopo un po' tutte queste ordinanze, però prima non è stata emersa. Sì, ma per la rigenerazione sì, però per quanto riguarda l'organizzazione del festival e il nostro operato, non abbiamo sentito questa tutela, un po', perché quando abbiamo manifestato delle preoccupazioni sono sembrate di essere passate in secondo piano, tutto questo. Però non vorrei prolungarci troppo, perché poi scade, partiamo un po', siamo già in ritardo. Vorrei dire una cosa, se no io devo comunicare alcune cose però di programma. Chiuderemo, non so se c'è qualche domanda, ma forse ci siamo dilungati. Non so se c'è qualche domanda, però forse veramente ci siamo prolungati un po' troppo, quindi se ci sono un po' di spunti, ma veramente velocissimi, vi concedo un minuto l'uno, altrimenti proviamo a chiudere perché siamo andati oltre. Ok, chiudiamo con la speranza, e questo è un impegno anche per l'amministrazione, l'anno prossimo speriamo di rivederci a Portaforgia, ok? Comunicazione diritto. Sì, allora, come vi accennavo inizialmente, è un'edizione un po' particolare, con noi proprio un festival 2.0. Vi chiediamo scusa, ci sono stati un po' di cambiamenti di programma della giornata di oggi per questioni appunto di organizzazione dovuta a queste nuove location. Adesso continuiamo con l'incontro Genti di Calabria, racconteremo questo bellissimo progetto, che infatti io vedo l'ora. La proiezione dei colori del cielo, invece di realizzarli nella grotta come da programma, la faremo direttamente qua in piazza, qui di fronte alla Chiesa della Consolazione, così una situazione molto più ampia. Lo spettacolo di Ceneventola, per questioni tecniche, è stato rinviato al 21, quindi non ci sarà, quindi avremo tutto quanto lo spazio ottimale per goderci anche poi dopo il film. Intanto vi ricordo che gli altri spettacoli come da programma invece sono collocati al Commiento, piazza Aldo Moro, le varie installazioni a scendere dei ragazzi del CID, Camera 237 di Marco Stefanelli e Christian Cosentino, sono sempre attivi, la mostra di fotopunti, quindi c'è da un programma comunque che continua a essere ricco.